Siamo a Pomezzana, in Alta Versilia, ai piedi del Monte Matanna, che è la cima più alta delle Apuane meridionali. In paese da qualche tempo c'è un allarme relativo a un'attività di cava che rischia, tra l'altro, di inquinare una falda acquifera che contribuisce all'approvvigionamento idrico locale. Ne parliamo con un abitante del luogo, Andrea Lorenzoni. Da quant'è che è attiva questa cava e da quanto avete lanciato questo allarme? E noi sono 2 anni che come comunità abbiamo segnalato i pericoli di questa attività estrattiva al comune, puntando soprattutto sull'inquinamento della sorgente che è sita a 300 metri di profondità e quindi c'è l'alto rischio di inquinamento della sorgente. È una sorgente molto importante per noi perché in caso d'emergenza alimenterebbe il nostro paese. La nostra comunità vive già di un'esperienza negativa, perché già in passato una sorgente che alimentava il paese fu danneggiata da una cava e di conseguenza fu fatta questa seconda sorgente. E ora ci ritroviamo di nuovo ad affrontare un problema simile con la paura che possa risuccedere di nuovo e creare di nuovo un disagio, un danno alla nostra comunità. Ecco, questa è una cava di Pietra del Cardoso, Sì, praticamente, che è praticamente. l'attività estrattiva nella zona dei paesi dello Stazzemese. In questo versante sì, corrisponde alla Pietra del Cardoso o simile. E come vi siete attivati per cercare di mettere, cioè, se non un freno, ma comunque regolamentare questa attività in modo che non ci siano rischi per la sorgente? Momentaneamente tramite delle segnalazioni sono stati fatti degli esami e nonostante l'esito degli esami, quello che notiamo è che la lavorazione va avanti, quindi non sappiamo che peso possono aver preso l'esito di questi esami, al vaglio di chi comunque deve prendere le decisioni. Ecco, ma l'iter approvativo di questa attività di cava, quando risale, da chi è stato preso? Allora, l'iter è iniziato nel 2015, è stato approvato, 2014, è stato approvato dal comune, dal parco, dalla ASL, dagli enti competenti per rilasciare le autorizzazioni di Il comune è escavazione. quello di Il comune di Stazzema? Stazzema, sì, il parco delle Apuane e l'ASL. Tutto Quindi è tutto formalmente in regola, ma c'è questa. formalmente in regola, però secondo noi qualcosa non in regola c'è e vorremmo che fosse preso più in considerazione, visto che si tratta della sorgente che alimenta un paese. Ecco, e diciamo le attività di cava anche sul versante stazzemese sono abbastanza consistenti. Nella parte più settentrionale c'è il marmo sul Monte Corchia, ma da qualche anno è ripresa proprio in particolare la coltivazione cosiddetta della Pietra del Cardoso. Ma è una scelta che ha una ricaduta occupazionale ed economica sul territorio? No, secondo noi non ha una ricaduta economica influente nelle comunità coinvolte, nel senso che in questo settore negli ultimi anni le comunità hanno voluto puntare più su attività di ricezione, quindi su agriturismi, bed and breakfast, ristorazione. E si pensava che il comune potesse appoggiare di più e promuovere di più queste attività e invece negli ultimi 2 anni c'è stata un'inversione di tendenza, andando a promuovere più le attività di escavazione nei paesi di Cardoso, Stazzema e Pomezzana, andando così a contrastare con chi invece aveva fatto investimenti di diverso genere. E questo va a penalizzare, anche perché probabilmente si potrebbe puntare molto di più su altro piuttosto che sulle cave. Questo è un po' un dato di fatto, perché qui le cave non hanno mai portato grossi introiti alle comunità, bensì, come è già stato dimostrato in passato, avevano portato piuttosto dei disagi importanti e pochi ritorni economici. La montagna qui ha molto da offrire e non per niente le attività che sono state aperte hanno comunque dei ritorni economici, anche se con fatica, però hanno dei ritorni economici. Abbiamo molti sentieri che portano sul Matanna, partendo da Pomezzana, per esempio, possiamo arrivare a Sarocchino, da Sarocchino si arriva poi al Prana.
Tutti questi sentieri che partono anche da Cardoso, da Stazzema, vengono messi un attimo in pericolo da queste attività di escavazione, non per ultimo il rifugio di Forte dei Marmi, che se dovesse continuare l'escavazione del marmo, delle cave di Stazzema, metterebbe anche a rischio Cioè della pietra del della pietra del Cardoso. Cardoso, sì, metterebbe a rischio in un certo senso il rifugio di Forte dei Marmi. E questa è una cosa, insomma, che Quello dovrebbe avere un è peso diverso, situato nel senso, sotto è il Monte situato, Procinto, no? esatto, è situato sotto il Procinto, ha un flusso di persone non indifferente, e forse una delle più rinomate qui da noi, nel senso, Sì, anche a livello storico, anche a per livello l'importanza storico, che ha per avuto importanza, l'alpinismo esatto. fin dalla fine dell'Ottocento, Cioè, praticamente. dovrebbero forse questi sentieri, queste attività, non per primo rifugio, forse dovrebbero essere tutelate e non penalizzate, agevolate a un turismo e non penalizzate perché viene aperta una cava. Perché qui si pensava che, e si pensa che questo territorio abbia delle potenzialità importanti, a differenza magari di altri settori, di altre comunità che giustamente hanno sempre puntato forse su, e hanno una resa economica anche. Noi no, invece, non l'abbiamo mai avuta. E quindi, secondo noi, sarebbe più opportuno pensare al turismo. In queste zone. Ecco, sarà probabilmente anche un argomento per le prossime elezioni comunali, che sono proprio questa primavera. Speriamo che venga presa a cuore questa situazione perché è molto importante, perché ci sono giovani che stanno investendo molto e forse andrebbe presa in mano questa cosa, portata avanti. Ma non, probabilmente non sarà facile. Anche perché i giovani che investono in un territorio che si è anche molto spopolato rispetto a Il decenni paradosso fa. è che nonostante le difficoltà ci sono giovani che stanno investendo molto in questo territorio e nonostante tutto, nonostante le difficoltà che stanno emergendo negli ultimi 2 anni, si sono presi ancora più di coraggio e vorrebbero investire, continuare a investire, purché si cambia un attimo direzione dal punto di vista dell'amministrazione, nel senso, quello che si vuol dire è che non siamo, nessuno penso sia contro la chiusura totale delle cave, però c'è una parte del comune di Stazzema che potrebbe vivere benissimo di altro e si vorrebbe puntare su quello, chiedere al comune di puntare più su un aspetto turistico che su un aspetto di estrazione del marmo. E sentiamo anche il parere di Marco Viviani, consigliere comunale di Stazzema, che è stato anche assessore in questa amministrazione, ma poi ha fatto scelte diverse. Sì, ho fatto scelte diverse, contrastando, la politica portata avanti dall'amministrazione, in particolare dal sindaco Verona, che, dal 2014 in poi, ha impostato tutta l'attività amministrativa del comune di Stazzema, favorendo uno sviluppo del territorio che non è quello che, secondo me, e secondo, le persone che nel mio caso mi hanno sostenuto per essere eletto nel 2014, che diciamo si basa non soltanto su un'economia che pone al centro l'attività estrattiva, ma invece su un'economia di sviluppo e riqualificazione del territorio. Non sono un amministratore comunale, un consigliere comunale o un cittadino contrario all'attività estrattiva, ma sono un abitante del territorio di Stazzema che crede in uno sviluppo diverso di questo territorio, uno sviluppo che sappia coniugare sia le attività estrattive laddove queste non arrecano un danno alla comunità, ma anche uno sviluppo che punta al recupero del territorio. Credo che insomma, il territorio parli da sé e sia visibile a tutti lo stato di abbandono e di degrado in cui versa. Nonostante questo, ci sono tanti giovani, tante persone che hanno voglia e interesse a investire in questo territorio per recuperare un aspetto ambientale e legato alle attività agricole, alle aziende agricole, che può dare uno sviluppo turistico ricettivo,
portando un ritorno economico per tutte le comunità, cosa invece che non accade, per esempio, con la situazione della cava di Pomezzana, dove un imprenditore che viene da fuori viene qui e porta alla nostra comunità soltanto disagi e problemi, e non c'è invece un ritorno, nemmeno dal punto di vista lavorativo, sulla comunità. Thank you.